Ciao, buongiorno. Eccoci a un nuovo video. E qui, vabbè ragazzi, qui c'è veramente non c'è limite al peggio. Considerate che questa è una restituzione estemporanea, quindi è una restituzione proprio nel vero senso del termine, di quelle più vere, meno pensate, meno meditate, più spontanee, no, come fu la prima, che avevo in mente di fare un certo tipo di video. Andate a vedere la restituzione numero 1 e vedrete che è stata proprio di getto, perché uscivo dal bagno ancora in accappatoio dopo la doccia e sentivo Conte dalla televisione che diceva delle cose e non ho resistito, ho fatto il video così all'impronta, ancora in accappatoio, e quella è la prima restituzione. Questa è simile, perché ho finito ora di vedere un video che testimonia che non c'è limite al peggio nella nullità complessiva della proposta cosiddetta culturale e politica alternativa, perché ho visto un video di Malanga. Cioè, veramente ragazzi, cioè, qui c'è da preoccuparsi. E non mi sembra di aver mai scritto niente di su Malanga, forse un post, se c'è lo troverete su Politica e Attualità, uno degli articoli che trovate sempre in testa sul mio blog, perché dove ci metto tutti gli interventi brevi o anche un po' meno brevi, che però non sono articoli. Forse una volta ho parlato di Malanga. Beh, insomma, non c'è limite al peggio, perché con questo video quasi quasi faccio una difesa d'ufficio di Paragone, di Toscano, della Cunial, perché anche se in maniera diversa, questo video di Malanga fa il paio con quell'altro che avevo criticato su un post che trovate sempre su questo articolo Politica Attualità, relativo a un intervento di Mazzucco. Cioè, allora, Malanga, allora io volevo prendere, ho sentito sto video, poi ne ho risentiti subito dopo altri due pezzetti, sono tornato indietro, volevo prendermi degli appunti, fare un video più meditato, però non ci riesco, perché non vale la pena, e perché voglio che ve lo andiate a vedere voi. Dovete andare a vedere questo video di Malanga. Vi metto come sempre il link, perché è emblematico della nullità della proposta politica e culturale. Tanto Malanga sarebbe da criticare per come pretende di affabulare le persone con la sua dialettica, che non è dialettica, con la sua narrazione meta psicosociologico, linguistico, fisico, chimico, tutto logico del presente, della fisica quantistica, come se la gente mangiasse fisica quantistica a colazione, no? Quindi lasciamo perdere, e lasciamo perdere sulle sue discutibilissime da un punto di vista metodologico analisi e studi all'interno della testa di oltre 3.000 cavie, come dice lui, i suoi esperimenti con la regressione post-ipnotica, tutte queste cose qui, addirittura fatti a quanto pare, poi magari dico una cazzata, però da quel poco che ho capito non ho approfondito molto, anche perché c'è un nervoso dall'inizio alla fine quando ciò che fa con Malanga, diretelo voi perché non l'hai capito, è probabile, no? Però mettiamola così, quindi lasciamogli anche questa sua più banale difesa, no? Probabilmente io so il coglione che non l'ha capito e per cui adesso spara a zero.
comunque, no? Quindi attaccabilissimo secondo me da tutti i punti di vista, no? Della, anche per la sua questione neurolinguistica che tira fuori anche qui su questo video, ma veramente praticamente si lancia in un'analisi della politica tout court e dei candidati, ma del sistema politico, perché cioè una delle prime cose che dice, avversando la politica, ovviamente dice delle cose anche corrette quando fa l'analisi, no? Soprattutto quando parla dei partiti pro sistema, no? Cioè ci vuole poco, per carità, non stiamo a parlare di uno che dice una sfilza di cazzate dall'inizio alla fine, no? E addirittura poi viene a me nella critica alla candidatura di Messora, bene, però voglio dire, è una cosa talmente ovvia, è come sparare sulla Croce Rossa, no? Questa, lui imputa a Messora una commistione fra politica e media, che è stato uno dei cavalli di battaglia dell'antagonismo, no? Quindi ha ben ragione secondo me. No, però al di là di questo, insomma, che è una cosa scontata, direi, alla fine attacca anche Scardovelli, e se c'è uno che può sostenere un attacco a Scardovelli in Italia, quello so io, perché ci ho scritto ben due libri, due articoli, senza arrivare a tanto, due articoli densi comunque, e due o tre video sulle sue approssimazioni politiche e costituzionali e sul suo modo di porsi, no? E qui Malanga, anche se in maniera imprecisa, no, riporta il fatto della la sua pseudo-candidatura, che non era una pseudo, cioè era sì, ha raccolto una candidatura estemporanea di un altro che non mi ricordo chi è, no, dell'antagonismo per all'epoca dell'elezione del Presidente della Repubblica, e lui tutto compreso e tutto entusiasta di questo nuovo ruolo già aveva scritto un libello, un 70 pagine, condiviso in rete, l'ho scaricato, ce l'ho, di programma politico che avrebbe portato avanti se fosse stato eletto Presidente della Repubblica. Con convinzione l'ha fatto, e beh, io vi invito ad andarlo a vedere, perché poi vi metto il link del video, credo, in cui parlo di questa cosa, no? Così vedete di che si tratta. Anche lì sostanza politica lasciamo perdere, ma no, a parte la sostanza politica, ma l'inquietante regime in cui andremmo incontro se leggessimo veramente queste persone, compreso il Malanga, perché una delle prime cose che imputa alla politica all'inizio, di fatto, la imputa tout court, è il compromesso. Beh, ragazzi, perché dice che per forza le forze politiche, non esiste più la destra e la sinistra, le forze politiche sono costrette al compromesso, per cui non esiste più la destra e la sinistra. Quindi, implicitamente ammettendo che il suo ideale è comunque essere governati in maniera completa, estesa, coerente, solo da una forza, solo da un pensiero, solo da un progetto, senza compromesso. Qui di fatto Malanga che ne sia consapevole o meno, si pone come un fautore non della democrazia liberale compiuta, no, che non è quella che abbiamo vissuto noi soprattutto negli ultimi decenni, negli ultimi quattro decenni almeno, ma di una democrazia sostanzialmente totalitaria, no? Quindi già questa cosa andrebbe approfondita, e dovreste fare le vostre belle riflessioni. Poi, perché la politica, se è una cosa, è compromesso, perché se deve esserci una politica plurale che non tradisca dei diritti e dei punti di arrivo della,
della politica, della filosofia del governo, della filosofia politica appunto, no? E quindi umanistici, quelli dovrebbero essere uguali per tutti, non si dovrebbe deragliare da quelli. Poi però ovviamente quando declini nelle varie misure politiche, ovviamente ci sono delle differenze, non possono non esserci, e ben venga le differenze, anzi, dico io, perché solo in una differenza poi sintetizzata in misure comprensibili e vere, perché non possibilmente non derivanti da ipocrisie e da conflitti di interesse, si può avere una democrazia matura, perché il compromesso è naturale, perché siamo tutti diversi, allora se permettete, e quindi il compromesso è quasi un sinonimo di democrazia, o se non altro di Stato liberale, di diritti umani. E infatti dico sempre che i diritti umani, se hanno un problema, è perché vengono traditi, e in primis il tradimento passa per una accentuazione dei singoli diritti umani, senza una reale compenetrazione tra loro, cosa che succede anche per i diritti costituzionali, per la Costituzione. E quindi capirete che da questo, a cascata, culturalmente, a livello di filosofia politica, nascono dei problemi talmente grandi, no, che giustificano il fatto che l'antisistema cosiddetto sia così messo male da un punto di vista di proposta. Perché poi tutto l'astensionismo, sostanzialmente, più o meno implicitamente, più o meno consapevolmente, l'astensionismo, una cosa accomuna tutti gli astensionisti: il fatto di non credere nella politica, in un modo o nell'altro, con diversi accenti, con più o meno qualunquismo, perché c'è anche quello, ma il qualunquismo è uguale, è sostanzialmente il sintomo di una non comprensione, almeno, e di fatto la non comprensione, anche se no, quindi se questo qualunquismo non è elaborato e non è consapevole, quindi deriva veramente da una non comprensione, però di fatto testimonia lo stesso distacco, che è verso quello nei confronti della politica, no? Che alla fine, all'atto pratico, ha le stesse funzioni, ha lo stesso gli stessi effetti sociali di un'astensione più consapevole, argomentata. Bene, quella di Malanga, perché poi alla fine veramente mi tocca star difendere gente che attacco un giorno e l'altro pure, ma non per il fatto che loro pretendano di candidarsi alle elezioni, ma per le loro insipienze in ordine progettuale, in ordine di comunicazione, in ordine di strutturazione, in ordine di crescita e di veramente progettualità politica, che non è solo quella di fare un programma politico, ma quella di costruire un sistema, un metodo, no? Che la gente possa vedere come auspicabile da attuare in Parlamento, no? Quindi se attacco i vari Toscano e Paragone, li attacco per la loro insufficienza, non mi metto a fare processi alle intenzioni, quelli li vedremo dopo che cosa veramente faranno, no? Ma li attacco per la insufficienza, non perché pretendono di candidarsi, perché nelle società moderne così aiuto, spero che non duri questo, così grandi, così popolose, io non vedo realmente alternative alla democrazia rappresentativa, se non digitali, con la democrazia digitale, ma capirete che ora come ora a chi andrebbe in mano tutto questo meccanismo, quindi
Adesso mi siedo su una panchina, guardate che bella panchina. Capito come stavamo messi? Quindi veramente il dramma più totale. Quindi poi a Toscano rinnova l'accusa relativa alla massoneria, ma Toscano su questa cosa secondo me ha risposto da tempo in maniera ampia, comprensibile e per me definitiva, a meno di nuove notizie. Quindi potrebbe aver detto delle cazzate, ma verosimilmente no, e la sua spiegazione mi lascia più che soddisfatto. Poi, per carità, la certezza non ce l'ha nessuno, però veramente continuare con queste scorie social mediatiche da uno come Malanga, che poi di fatto si presenta come, che ne dica lui, come il campione dello scientismo, del metodologico, no, della razionalità in qualche modo, della coscienza, perché Malanga è un'altra parola che mette fra una parola e l'altra, è sempre la questione della coscienza. E qui c'è, dovrò scrivere qualcosa sulla coscienza, perché come ripeto in tutti i video in cui parlo di spiritualità, che non mischio mai con la politica, per carità, ma no, anche sulla coscienza ce n'è da dire, insomma, perché sia la spiritualità che la coscienzialità ultimamente, cioè ultimamente da un bel pezzo, sono tutti argomenti impossessati dal materialismo più spinto, più pieno e più infido, perché invece si presenta come olistico. No vabbè, ma questo è un altro discorso, non divaghiamo. Andate a vedere i video sulla spiritualità se vi interessa. No, quindi e alla fine Malanga, anche lui, quindi avendo criticato tutti gli esponenti dei tre più apparentemente più grandi schieramenti del fronte alternativo in maniera non appunto insufficiente a voler essere buoni, no? Poi alla fine in cosa spera Malanga? Cioè secondo lui non c'è bisogno di rappresentanza, non c'è bisogno dello Stato, delle istituzioni, perché ognuno deve governare per sé e, no, e spera in un risultato gandhiano quando tutti noi, tutte le persone, tutti gli italiani e tutto il mondo andrà in piazza e la polizia si sentirà inerme di fronte a questa manifestazione della coscienza così soverchiante, così grande, che non potranno che arrendersi. Bene, questo è il programma politico istituzionale di Malanga e di tanti come lui, perché lui esprime più o meno, lui consapevolmente, ma esprime quello che di fatto è ciò che resta dalla resa della politica, perché la gente che fa parte della nostra area in quello spera, perché non si riesce da anni e anni. Ma non perché mi ci spenda io, che non conosco, cioè conosco poche, veramente poche persone importanti nell'antisistema, ne conosco personalmente veramente poche, e le conosco comunque, ma comunque tutta la classe politica che avrebbe potuto dire qualcosa per questo sfacelo di questi ultimi decenni di fatto non è stata capace di organizzare una risposta politica adeguata a ciò che sta accadendo, adeguata alla tecnocrazia che si sta velocemente impiantando sulle istituzioni, sostituendo alle istituzioni, al diritto e agli stati di diritto e al transumanesimo prossimo venturo, e tutto questo sarà preceduto e accompagnato probabilmente da crisi, fame, carestie, mancanza di viveri, di energia e compagnia bella, no? Ma non è detto, ok? E quindi l'unico programma politico di questi e sostanzialmente di moltissime persone che
anche andando a votare o anche astenendosi, comunque l'unica reale speranza che hanno, che loro lo sappiano o meno, è questo, che il sistema imploda sulle sue contraddizioni di fronte a un'espressione popolare fantastica che dovrebbe scaturire dalle piazze e dovrebbe provocare una resa del sistema, cioè i signori, le famiglie e tutti i loro collaborazionisti che sono nel mondo migliaia e migliaia, di quelli che detengono i fondi speculativi, le banche, le assicurazioni, le corporazioni, gli stati profondi, i sistemi militari industriali, energetici e compagnia bella, tutti si arrenderanno e sboccerà questa nuova era di pace, che sarebbe quella, ma era stata superata quella dell'acquario. Io non ho mai approfondito queste cose, però ormai se ne sente da un pezzo, invece stiamo andando verso la distopia, neanche orwelliana, ma quella ancora più precisa, huxleyana, di Aldous Huxley, no? Il mondo nuovo, verso quello stiamo andando. Quindi, ma di cosa stanno a parlare sta gente? E voi vi rendete conto che andare dietro questa gente, liberissimi di farlo, ma l'unica speranza che vi rimane è questo fideismo nella potenza della coscienza collettiva, che farà arrendere anche le peggio persone del pianeta, che così neanche in un ultimo impeto di muoia il Sansone, tutti i filistei non saranno neanche in grado di lanciare quelle 4, 5, 6, 10, 20 bombe atomiche per continuare a governare sotto una vera emergenza, non presunta, ma vera, atomica in quel caso, no? Cioè, vi rendete conto come stavamo messi male? Sì, questo mio excursus improvvisato di collegamenti, deduzioni, e non so che altro di idee che mi fa scaturire questo bruttissimo video di Malanga. Insomma, andate dietro a queste persone che vedrete che il sistema sarà tutto contento di lasciare le istituzioni a una minoranza, a una relativa maggioranza di una sostanziale minoranza, che però a livello istituzionale e costituzionale avrà la sua legittimità, anche fossero veramente in pochi a votare. E non lo saranno. Saranno sempre pochi da un punto di vista morale, democratico, no? Però perché per chi lo vuol vedere, il grosso astensionismo dell'Occidente evoluto è un segnale chiaro di fallimento, no? Però finché il fallimento viene giustificato dai cantori del sistema, demonendo chi non va a votare, no? E con questo non sto affermando che va bene l'astensione. Io probabilmente non lo so, ancora non so se andrò a votare o no, perché tanto se qualcuno de quei partitini lì dirà qualcosa, l'ha già l'ho detto in altri video, non lo voglio ripetere, quindi probabilmente non andrò a votare, ma non pretendo che questo mio non andare a votare possa favorire chissà che cosa, o possa, non è una politica, no? È il fatto che a me non piace fare cose che non so che non servono a niente, insomma. Quindi semplicemente anche una pigrizia fisica, insomma, anche per come sto messo, anche perché il seggio devo fare una bella salita. No, veramente, non sto scherzando. Quindi che vi dico? Andate a vedere sto video di Malanga, cercate un minimo di vederlo con senso critico, da un punto di vista di costruzione politica, cioè, capite? Cioè, basta sentire certa gente. Cioè, finché il mondo alternativo continuerà ad avere questi influencer, ma dove andiamo? Cioè, il fatto che, allora, vi do questo ultimo input su cui ragionare poi. All'inizio del video Malanga dice che
adesso non mi ricordo bene se non si voleva esprimere o se no, magari si voleva esprimere, insomma, un sacco di quelli che lo seguono gli chiedono lumi su come comportarsi alle elezioni. Ora, se ammettiamo per vero, ammesso e non concesso, che il popolo che ascolta, io non dubito che questa cosa che lui ha detto sia vera, no, magari è una cazzata, ma non, cioè non lo conosco, magari pur criticabilissimo da mille punti di vista, su cui qui non mi sono espresso veramente in maniera superficiale, e forse un giorno scriverò, dirò qualcosa di più preciso, mi prenderò degli appunti fatti bene, ma non è il caso. Comunque non metto, come per i politici, non metto mai in discussione, non faccio un processo alle intenzioni, non metto mai in discussione l'onestà intellettuale delle persone, no? Quindi ammettiamo che sia, come dice lui, che molti della sua area gli hanno chiesto un parere su come comportarsi alle elezioni, chi voteresti o andresti a votare, non andresti a votare, no? Allora, il fatto stesso che molti di quelli che lo seguono, che in teoria, dovrebbero essere un campione di un popolo evoluto, della parte migliore della società civile, più consapevole, no? Perché questo è, no? Questo in teoria il mondo social mediatico, io come lo chiamo io, il mainstream alternativo, di fatto ci dice, no? Che noi siamo, come si dice, come dicono sempre, dalla parte giusta della storia, no? Come dicono sempre Toscano, Paragone, Compagnia Bella, no? E, insomma, cioè, se questo popolo più evoluto e più consapevole, dalla parte giusta della storia, si ritrova a chiedere una domanda così banale e così democraticamente, che non dovrebbe neanche essere pensata di chiedere a qualcuno, cioè, vabbè, a livello amicale, ma sai, ma per chi voti tu, no? Cioè, ok, ci stanno, però il fatto che lui la riporti questa cosa come a giustificare il fatto che lui faccia un video su questa cosa, e probabilmente non capisca infatti di come è messo male anche il popolo che lo ascolta e lo segue, perché un popolo che dovrebbe essere evoluto non ci dovrebbe aver bisogno di chiedere a lui chi votare alle elezioni, dovrebbe avere una sua idea ben precisa, giusta o sbagliata che sia. No, il fatto, tutta questa inesistenza politica, tutta questa fluidità intellettuale ingenerata anche sicuramente nel peggior senso della parola fluidità, perché dopo un minuto e mezzo dei discorsi di Malanga sulla coscienza devi per forza scappare, perché sfido io di capire quante persone realmente sono in grado di comprendere con un buon tasso di comprensione, cioè di ripeterlo senza esitazioni quello che dice lui, dimostrando quello che dice lui, no, di comprenderlo, di ridirlo e di farlo capire a qualcun altro, visto che neanche lui è in grado, e magari sarà, come dicevo, un mio problema, e magari tutto il suo popolo è fatto da geni e io sono il più stupido che mi prendo la responsabilità di parlare male di Malanga. Beh, però sti geni, se gli dicono, se gli chiedono chi devono votare e come devono comportarsi alle elezioni. Vabbè, insomma, questo è l'ennesimo video in cui esprimo le mie grosse perplessità sulle carenze culturali, politiche, sociologiche e mediatiche di un popolo e di un'area che avrebbe bisogno di tutt'altra qualità politica, filosofia politica e filosofia in generale, perché veramente siamo a un livello che dire puerile è poco, mi dispiace, però ste cose non le dice nessuno, e beh, le dico io, mi prendo tutta la responsabilità di questo mondo. Ok, grazie per l'attenzione, vedete tutte le informazioni che vi metto nel video, quindi ovviamente per primo
il video di Malanga di cui parlo. Ci vediamo alla prossima restituzione o lettura di articoli. Ciao ciao, buona serata a tutti.